Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentornati al nuovo ciclo di trasmissioni serali dai nostri studi. Quest'oggi due trasmissioni, domani altre due, poi avremo una speciale trasmissione venerdì, una giornata, solitamente non andiamo in onda, però avremo un importante appuntamento attorno alle 19:30 di cui ve ne daremo comunicazioni nei prossimi giorni. Anche quest'oggi, come ho detto, due appuntamenti, è il palinsesto primavera estate, ovviamente realizzato nei nostri studi con tanti ospiti che ci vanno a parlare di tanti tanti argomenti interessanti. Il lunedì, come sapete, invece manteniamo l'appuntamento del palinsesto cosiddetto invernale fatto sia in streaming sia evidentemente con l'appuntamento politico con altri temi propri appunto del periodo ottobre-marzo. Ma visto che ha avuto grande successo, abbiamo pensato anche al periodo estivo, seppur molto limitatamente, di continuare seppur in minima parte questo tipo di trasmissioni. Quest'oggi abbiamo un importante ospite, un approfondimento di cronaca nera giudiziaria che sta andando avanti da diversi anni. Infatti sono passati ormai 3 anni e mezzo dalla tragica morte durante appunto mentre stava lavorando in Angola per una commessa, il tristino Wolfgang Galletti, che appunto deceduto mentre stava facendo un'immersione per motivi di lavoro in acqua e appunto sono andate avanti le indagini con alcuni aspetti in chiaro ombra che appunto ora andremo a analizzare ora con l'avvocato Andrea Piras, che salutiamo, appunto, Buonasera. che sta seguendo la vicenda sino appunto sin pochi giorni dopo appunto la tragica notizia che ha scosso, come ho detto, l'opinione pubblica cittadina. Avvocato, ci diamo del tuo ovviamente, Andrea, andiamo a 3 anni e mezzo, perché ormai sono passati Eh 3 anni e mezzo, anzi ormai tra qualche giorno saranno tre anni e sì, mezzo, proprio però sì. c'è questa triste ricorrenza, però evidentemente è molto importante parlarne, tra poco andremo a scoprire i motivi. Andiamo un po' a ripercorrere la vicenda, quindi torniamo con la mente, anche se evidentemente per i propri cari non è piacevole, però ovviamente per poi capire come si è evoluta la vicenda giudiziaria è importante andare al principio, quindi torniamo a quel 27 dicembre 2019. Sì, è 27 dicembre, come giustamente ricordavi, di ormai 3 anni e mezzo fa, no? Questo è un aspetto che credo sia importante. Quella data, tra l'altro, fatalità, era il giorno prima del compleanno di Wolfram, e lui era impegnato in una commessa in Angola, al largo delle coste angolane, e la sera, ora locale, la sera del 27 dicembre 2019, mentre sta operando su un tubo, essenzialmente Wolfram era un sub diver, no? Alto fondista, stava lavorando con dei colleghi su una pipeline, chiamiamola così. E purtroppo in quell'occasione, attorno alle 21:50, mentre stava lavorando assieme a un collega per posizionare, per sistemare, diciamo, un tubo di questa pipeline, che poi purtroppo è stato in qualche modo quello che ne ha causato, no? Il decesso, è successo appunto, è capitata questa tragedia, perché è veramente una tragedia. E i familiari sono stati informati compatibilmente, no, con quella che può essere la logistica. No? Immaginate quindi a questi sub diver che poi stanno costantemente, diciamo così, in saturazione. No? L'attività che loro fanno è proprio quella, per evitare certi danni che possono derivare dalla patologia di decompressione, poi stanno costantemente in compressione, scusate, fino a quando non terminano il loro lavoro, al largo appunto delle coste angolane. E quindi, insomma, compatibilmente con quelli che erano gli aspetti logistici, a un certo momento i genitori vengono a sapere del fatto che Wolfram è venuto a Quindi mancare. non subito. Qualche giorno dopo, cioè, mi pare che fosse, adesso confesso non ricordo, perché eravamo tra l'altro fatalità nel periodo delle festività natalizie, no? E, diciamo, se ben ricordo, era di qualche giorno dopo i fatti. Tramite poi, se ben ricordo, chi aveva avvisato, in particolare il padre, era il rappresentante di una delle società coinvolte in questa commessa, no? Perché insomma c'erano diverse imprese coinvolte, era una commessa complessa obiettivamente, e ricordo ancora che al termine, diciamo, finito il periodo delle festività, i genitori si erano rivolti a me e avevano presentato appunto denuncia querela alla Procura della Repubblica di Trieste. Denuncia querela che poi per competenza è passata al Tribunale di Roma, perché
insomma, ci sono anche altri casi di cronaca che peraltro riguardano, uso il termine, ragazzi del nostro territorio, che abbiamo visto, ahimè, sono mancati all'estero e che passano direttamente alla competenza della Procura di Roma. Non vi spiego il tecnicismo, ma insomma sappiate, insomma, reati contro italiani. Ma cosa è legato al Ministero degli Esteri? Anche. Diciamo questo, il tema è, c'è stata una modifica del codice di procedura penale, all'articolo 10 nel 2016, se ne ricordo, che prevede che per una certa tipologia di reati, quando ci sono crimini commessi contro cittadini italiani all'estero, salvo che non ricorrono certe particolari circostanze o non vi siano temi di connessione, ma insomma adesso non voglio tediare i vostri spettatori, la competenza è della Procura di Roma, competenza che c'è per esempio ogni qualvolta c'è un reato contro un italiano all'estero e il reato, notizia criminis, diciamo, viene iscritta nel registro ignoti, che esattamente è questo caso, perché nel caso di Wolfgang il procedimento è stato iscritto, la notizia criminis è stata iscritta nel registro ignoti. La Procura di Roma si attiva per fare determinate indagini. Devo dire che anche la famiglia si è attivata, dico per completezza, è giusto riconoscerlo, qui io rappresento il padre e il fratello, ma c'è anche il collega professor Antonini che rappresenta invece la madre, e quindi insomma anche lui, ci siamo incrociati proprio a Roma, no, in occasione di questa udienza di opposizione all'archiviazione, anche lui si è attivato, no, in effetti come abbiamo fatto noi, insomma, per raccogliere degli elementi che potessero essere utili. Comunque, torno appunto alla Procura di Roma, svolgono delle attività di indagine sino ad arrivare, era a dicembre 2021, se non vado errato, il pubblico ministero, il suo procuratore, che aveva in carico il fascicolo, chiede l'archiviazione. Questa archiviazione, fatalità, ci viene comunicata a luglio 2022, quindi anche dico per gli spettatori, no? Sei mesi dopo. Pensate a questo, no? Quindi io, come dire, da avvocato ci sono un po' abituato, però siccome il mio compito è, tra virgolette, stare in trincea con i cittadini, sono anch'io in difficoltà tante volte a spiegare questa cosa, no, ai miei assistiti, ossia il fatto che ci possono essere queste tempistiche che sono estremamente dilatate. Quindi fatalità ci viene comunicata appena sei mesi dopo, se non più, quasi sette mesi dopo, che mi pare fosse di metà luglio 2022. Cosa succede però? Che nel frattempo i familiari ricevono una plico, una busta chiusa, con all'interno del materiale, che è materiale probatorio, possiamo definirlo così, ci sono delle immagini, c'è un video che tra l'altro va a ritrarre, diciamo così, quello che è il lavoro che faceva Wolfgang proprio nei momenti in cui poi è accaduta questa catastrofe, e che ci siamo premurati, insomma i familiari sono premurati di inviare subito alla Procura di Roma, no? Anche perché, dico la verità, quello che può essere un grosso problema, no, quando si ha a che fare con reati all'estero, è proprio la ricostruzione della dinamica dei fatti, no? Ricostruzione che qui in realtà è per certi versi agevole, poi si pone il tema delle responsabilità e del mancato rispetto, ad esempio, di quelle che sono regole di sicurezza, no? Sul posto di lavoro, che è un po' il punto interrogativo che poniamo noi legali della famiglia, che si pongono i familiari. Però ecco, diciamo che questo materiale che abbiamo ricevuto è sicuramente molto utile per ricostruire la dinamica, perché in realtà la ritrae, no? Questo video, queste immagini vengono inviate alla Procura di Roma. Anche qui fatalità vuole che vengano inviate prima della notifica, della comunicazione, ecco, diciamo, della quindi tra dicembre 2021 e luglio 2022. Esatto, quindi se ben ricordo questi materiali sono arrivati, era aprile 2022. Ma secondo te c'è qualche nesso, qualcuno che magari potesse, magari, aver saputo in anticipo dell'archiviazione? No, questo non credo, credo che però magari anche chi ha fornito questo materiale potrebbe aver avuto magari dei problemi a fornirlo subito, perché c'è un tema di recuperarlo, però ha fatto obiettivamente un gran servizio a Wolfgang, credo, ma credo anche alla comunità dei subtiver, no? Perché poi, mi permetto, apro e chiudo una parentesi, poi continuo sulla parte, diciamo, più tecnica, no? Qui il tema è essenzialmente un tema di ricerca di giustizia, no? Che è normale, credo sia fisiologico che il sentimento, la necessità di giustizia sia un sentimento che abbiano tutti quanti i genitori, i fratelli, i familiari di chi viene a mancare in circostanze, definiamole poco chiare, no? In circostanze che magari sono imputabili alla responsabilità di qualcuno. Però è vero che al di là di tutto nessun provvedimento, no, di un tribunale potrà mai riportare Wolfgang a suo padre, a sua madre, a suo fratello, ai suoi familiari e via dicendo. Però
qui c'è un tema, no? Essenzialmente, che è un tema di giustizia, direi intrinseca. E poi credo che ci sia anche un'eredità, se vogliamo, di Wolfgang, no? Wolfgang noi sappiamo che era molto apprezzato a Trieste, tanto è vero che poi gli hanno dedicato, anche grazie all'impegno proprio dei familiari, su una targa, se ho visto bene gli hanno anche dedicato un murales, no? Quindi insomma era sicuramente, dico ragazzo, avevo 43 anni, ma insomma era giovane, no? Un ragazzo molto, molto apprezzato qua in città, era un nostro concittadino, insomma, poco da fare, no? Però credo che c'è un'eredità, no? che lascia Wolfgang, che forse è anche un'eredità nel senso di far chiarezza su quelle che possono essere certe dinamiche a beneficio anche di altri suoi colleghi che tuttora sono impegnati in commesse. Io confesso non sono un giuslavorista, no? Quindi quel poco che ho studiato per questo caso di, chiamiamolo, diritto del lavoro, di norme giuslavoristiche, le ho studiate proprio in funzione del procedimento penale, dell'indagine che è in corso, non siamo ancora a processo ovviamente. Però ecco, la mia impressione è che la normativa italiana, no, che va a disciplinare quella che è l'attività dei subtiver, sia una normativa che forse non è completa come dovrebbe, potrebbe essere, no? Questo è il tema. Quindi l'auspicio può anche essere quello che magari, e grazie anche alla stampa in verità, no, che ogni tanto ci ricorda che c'è questo figlio di Trieste, passatemi il termine, questo ragazzo nostro concittadino che purtroppo è stato vittima di questo, di questa sciagura, e anche grazie all'attenzione della stampa credo che in qualche modo venga attenzionata la categoria dei subtiver, no? Che poi in Italia, per quello che ricordo io, è una comunità anche molto ristretta e che svolge un lavoro che obiettivamente è molto pericoloso e che merita il dovuto rispetto anche in termini di condizioni lavorative di sicurezza che vengono applicate poi in ipotesi datori di lavoro, no? Mi scuso, chiudo questa parentesi, torno all'indagine. Quindi la fatalità è che proprio questo materiale audio-video perviene alla famiglia dopo la richiesta di archiviazione, ma prima che questa venga essenzialmente comunicata, portata a conoscenza, no, delle persone offese. A quel punto il padre, il fratello, la madre fanno quella che si dice opposizione all'archiviazione, si dicono un momento, non andiamo ad archiviare perché a nostro modo di vedere queste indagini, la faccio veramente in maniera semplice, quindi se c'è qualche collega che mi ascolta, cioè, magari cambia canale. Esatto, no, lo dico in maniera molto tecnica, no? Essenzialmente il tema è: riteniamo si possa integrare l'attività svolta dalla procura con altre indagini. Aspetto importante effettivamente questo video, viene fatta questa opposizione e indichiamo degli altri elementi di prova, no? Che noi riteniamo che la procura potesse già all'epoca, no? Perché dico anche col massimo rispetto che ho verso la magistratura inquirente, ci lavoro ogni giorno, no? Quindi non posso dire nulla di male verso la magistratura, però mi permetto anche di rilevare che forse con la gestione dell'indagine di questo caso in particolare forse non è stata trattata, diciamo così, con la dovuta, non dico diligenza, ma la dovuta attenzione ai dettagli, no? E anche perché il tema è che, a nostro modo di vedere, gli elementi di prova, no, perché bisogna anche considerare che è chiaro che, come si diceva un po' all'inizio, no? Quando si ha a che fare con reati commessi all'estero, soprattutto in certi paesi come appunto l'Angola, no? Che magari è Africa subsahariana, quindi ci sono proprio degli aspetti logistici che possono complicare le indagini. Ricordo peraltro qui era coinvolta anche l'ambasciata, perché i primi contatti che ho avuto con l'autorità era l'autorità giudiziaria per la denuncia querela, ma anche l'ambasciata in Luanda che si è attivata prontamente, tant'è che aveva recuperato la salma di Wolfgang, la rimandata a Trieste e via dicendo. Però voglio dire, è chiaro che ci sono degli aspetti logistici che possono complicare le indagini, però a nostro modo di vedere, e lo dico senza dare troppi elementi perché siamo tornati fortunatamente, no, per così dire, in fase di indagine. E l'aspetto era questo, che noi come legali delle famiglie, insomma, ritenevamo che evidentemente ci fossero anche delle prove che potessero essere, o delle fonti di prova per essere più precisi, che insomma in qualche modo si potessero anche sentire, andare a discutere senza andare in gola, ecco, se ci fosse un tema di prossimità. E continuo quindi con quello che è stato un po' il percorso, no, di questa vicenda procedurale. Facciamo questa opposizione. L'opposizione viene fatta il termine per me scadeva essenzialmente ad agosto, i primi di settembre, se mi ricordo. Facciamo opposizione sia io che il collega Antonini e ad aprile ci troviamo al Tribunale di Roma a discutere, no, proprio l'opposizione all'archiviazione. Un'udienza in cui, devo dire, ci siamo presentati comunque, passatemi il termine, armati, no, anche di
documentazione tecnica, sia la madre di Wolfram che il padre, no? Il padre, il fratello, la moglie del padre, che comunque per Wolfram è stata un po' una madre a sua volta, l'ha sempre considerato come un figlio, e che quindi anche lei sempre è stata molto attenta, devo dire, a questo processo. E si sono muniti, insomma, con anche delle consulenze tecniche da parte nostra. Dico, noi avevamo ipotizzato, e così poi abbiamo fatto, di nominare un consulente tecnico straniero del Tribunale di Fiume, per il semplice fatto che Fiume non è troppo lontano da Trieste e non ci dispiaceva pensare di rivolgerci ad un esperto che potesse anche non essere italiano, no? Magari perché, proprio come dicevo, la comunità dei subtiver italiani, per quanto ne so io, è una comunità molto raccolta, e anche, insomma, per non creare, uso il termine squilibri, ma non vorrei che fosse mal interpretato, no? Cioè, con questo non voglio dire io, anzi, devo dire che io i subtiver che ho conosciuto proprio in occasione del funerale di Wolfram sono sempre stati molto attenti alla questione di Wolfram, e oltretutto, come dire, sono sempre dimostrati molto disponibili, devo dire, no? Però, come dire, siccome la cerchia è un po' più ristretta, anche per questo si è ipotizzato magari di rivolgersi ad un esperto che potesse essere straniero, che ha rilevato, anche analizzando quei video, tutta una serie di elementi rispetto ai quali abbiamo attenzionato ovviamente, beh, ormai la Procura di Roma, no? E quindi devo dire che all'esito di questa udienza... Avete saputo subito il risultato? Sì, devo dire che il giudice è stato molto, uso il termine preciso, nel senso che credo, forse anche considerando la gravità dei fatti, perché insomma comunque parliamo della morte di un essere umano, e devo dire che ha adottato un provvedimento direttamente in udienza, se l'è studiata con noi, davanti a noi, diciamo così, e pur rilevando, insomma, alcune cautele, chiamano così, ci sono alcuni aspetti che chiaramente andranno poi sviscerati nel prosieguo, però ha ritenuto che, insomma, le nostre istanze evidentemente fossero fondate, e di conseguenza ha disposto la continuazione delle indagini, dando un termine, se mi ricordo, un termine di 2 mesi, no? Quindi poi, insomma, bisognerà vedere se queste indagini effettivamente si riescono ad integrare entro quel termine, perché ho l'impressione che magari, cioè fine maggio, quasi inizio giugno. Sì, diciamo, metà giugno. Sì, luglio, 20 giugno, fine giugno, primi di luglio, però non escludo che magari ci possa volere un po' più tempo. Una proroga. Sì, perché poi il tema qual è? È chiaro che, come dicevo, c'è un tema di prossimità della prova, però ipotizzate voi, no, di dover sentire magari determinate persone dall'Angola, sì, adesso non so se qualcuno è ancora in Angola, però magari non tutti sono, qualcuno sarà in Italia, qualcuno no, magari cercare di reperire, sì, certi documenti, perché poi, insomma, noi devo dire che già nella denuncia, no, gli stessi colleghi di Wolfram avevano indicato ai familiari alcuni elementi, alcune fonti di prova che era opportuno acquisire, no? Quindi faccio ad esempio il piano di sicurezza, che è un elemento basilare, poi quello che possono essere i dati reperibili da questo diciamo, lo chiamo strumento, questo mezzo che usano il ROV, no? Quindi tutta una serie di elementi che devo dire, adesso obiettivamente, e ripeto sempre col massimo rispetto, no, per i magistrati, però in questo fascicolo in particolare, elementi di prova che noi, quando abbiamo avuto accesso, no, c'è stata, diciamo, questa prima discovery all'esito della richiesta, in seguito alla richiesta di archiviazione, elementi che noi in quel fascicolo, ahimè, non abbiamo trovato, perché in realtà l'impressione era che le indagini nella prima fase si fossero soffermate su documentazione ricevuta anche tramite ambasciata, di cui disponevano anche i familiari, ma che obiettivamente andava integrata, no? Anche perché poi lì, immaginate, faccio un esempio, ma non vado a rivelare particolari segreti, come potete immaginare c'è un referto autoptico, no? Normale che ci sia. Quel referto fatto in Angola conteneva alcune imprecisioni, ma non tanto imprecisioni su quella che poteva essere la causa di morte, no? Ma anche solo precisioni, qualche imprecisione di dato anagrafico, no? Allora, non voglio dire che quel referto non andasse bene, che fosse sfalsato, perché non è così. Però dico, sicuramente sono una serie di aspetti che a mio avviso, ma non solo a mio avviso evidentemente, denotavano la necessità di approfondire, no? Quindi anche da ultimo di integrare le indagini.
Quindi a questo punto abbiamo detto, no, che inizio 2023 è stata decisa una proroga che più o meno dovrebbe scadere i primi di luglio. Sì, apparentemente. Stante, cosa potrebbe succedere a questo punto, i primi di luglio? Quali sono le diverse possibilità? Questo sì, insomma, Sì, siamo dal punto di diciamo vista legale, ecco, non andiamo a dal punto di rivelare vista del sul. diritto No, penale, no, sì. diciamo qui la domanda è un'ottima domanda in verità, no? Perché noi in effetti auspichiamo che ci siano, diciamo così, degli sbocchi, no? Dopo queste indagini, lo dico subito, ma è banale nel senso che è anche intuitivo per quanto è banale, ossia il concetto è si auspica che venga fatta luce su delle responsabilità. Allora, è chiaro, e dico anche qui una cosa altrettanto banale, no? Tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando, no? E il tema è quello della sicurezza sul posto di lavoro. No, non possiamo nasconderci, no? Dietro ad altre definizioni. L'auspicio è quello che appunto l'integrazione delle indagini possa confermare se vi sono state o meno delle falle, usiamo questo termine, e quindi se vi possono essere delle responsabilità per quanto è accaduto a Wolfgang. Ora, dico anche questo perché è importante dire questo, non si può essere giustizialisti, no? Diciamo tout court, tutto va fatto con la dovuta, col dovuto equilibrio, mettiamo così, no? È chiaro che ritengo di interpretare, ma siccome ho parlato più volte anche con i miei assistiti, non è che qui per forza di cose il concetto è la volontà delle persone offese, quella di dire voglio che qualcuno finisca in galera, no? Il concetto è io voglio che sia fatta chiarezza su perché e come è morto mio figlio, mio fratello, mio nipote, il mio amico, il collega, eccetera, no? Quindi questa indagine, in verità, questa integrazione di indagine, potrebbe anche concludersi con una considerazione, una valutazione rispetto alla quale, ahimè, certe regole sono state rispettate e l'incidente è da ricondursi ad una fatalità. Io personalmente non credo per quello che ho visto, no? Però non è da escludere. Così come potrebbe anche essere che queste indagini si concludano con l'individuazione di responsabilità. Chiamiamole, ripeto, uso il termine sempre in maniera molto tecnica, qualche falla in quello che può essere stato il protocollo di sicurezza, le modalità con cui è stato eseguito il lavoro. Io devo dire che al proposito, nelle nostre opposizioni, noi ci siamo poste molte domande, no? Domande che poi abbiamo in qualche modo rappresentato ovviamente, no? Al giudice e di conseguenza anche alla procura, che ci fanno ritenere che insomma, qualche problemino evidentemente ci sia stato. E quindi come dire, uno sbocco potrebbe proprio essere quello per cui si trovano dei responsabili e si decida quindi di procedere poi andando ad un processo, Quindi no? vuol dire, quindi in poche parole, il famoso rinvio a giudizio propedeutico al processo, questo Sì, po si praticamente. potrebbe arrivare in effetti ad un rinvio a giudizio una volta individuate le responsabilità, evidentemente e a chi spettano queste responsabilità? Ma ci può essere un rinvio a giudizio senza al momento aver trovato responsabili, solo per andare a un No. processo? No, questo Oppure. ovviamente no, no, cioè questo presuppone, ripeto, questo rinvio a giudizio presuppone proprio l'individuazione, no, di qualcuno che è, Ecco. diciamo, imputabile, no? Quindi Dico diciamo il fatto sempre, di andare a processo è presuppone presuppone questo. qualcuno. Ricordiamo che ancora in questa fase noi comunque parliamo di un procedimento che sta andando avanti, comprensibilmente, perché senza l'integrazione di indagini elementi non ce ne sono ancora nei confronti di ignoti, no? E quindi è chiaro che laddove non si individuassero responsabilità, oppure laddove, ipotizzo, no? Adesso ragiono per scenari, si individuassero delle responsabilità perché magari si va a sostenere che qualcosa di diverso poteva essere stato fatto, e quindi così facendo si sarebbe evitato la sciagura che poi si è verificata, è chiaro che questo è solo un primo passaggio che presuppone uno step successivo, che è quello di dire c'è qualcuno che di quelle responsabilità deve farsene carico. Allora faccio un esempio. O meglio, aggiungo, c'è qualcuno che in ipotesi ricopriva una posizione di garanzia, ok? Per cui in base a Ho quella, capito, sì. no? Quindi, secondo me, ho capito, ma è importante perché ovviamente per chi non è dentro, no, al Sono diritto questioni penale, tecniche, diciamo, certo bisogna capire che. un attimo quello che potrebbe succedere, Certo, perché certo. Diciamo effettivamente che gli scenari essenzialmente comunque poi sono tre. sono. Io direi anche due, nel senso che o queste indagini permettono di individuare responsabilità e responsabili. E quindi si può arrivare all'ipotesi di un ipotetico rinvio giudizio, oppure queste indagini, queste integrazioni non permettono di individuare nessuno, e diciamo che non ci troviamo con ulteriori elementi e inevitabilmente il procedimento dovrà La essere terza è la archiviato. proroga ancora delle indagini. Sì, io diciamo che quella, non dico che la do per scontata, che ci sarà, che non credo che le indagini riusciranno a fare in 2 mesi, ma se la procura riuscisse,
massima fiducia in quello che loro operato, e se riuscisse, dico tanto di cappello, no? Ma dico, ho l'impressione che proprio per la complessità, no? Anche degli elementi, è possibile che magari non si chiuda proprio in 2 mesi, no? Quindi diciamo che però proprio in ultima analisi, al di là del della proroga per l'indagine, ipotetica proroga, e comunque il tema è che o ci sarà un rinvio giudizio o ci sarà un'archiviazione. Però diciamo la decisione di aprile 2023 è già una mezza vittoria per voi, perché di fatto fino a prima evidentemente c'era la strada sbarrata, allora, così almeno si è almeno parzialmente diciamo, aperta. Dico questo, credo che per una situazione di questo tipo sia difficile in generale parlare di vittoria, però sicuramente... Rispetto al fatto di vedersi chiudere, uso questo termine, di vedersi chiudere delle porte in faccia e dire no, noi questa cosa non andiamo avanti, è chiaro che sicuramente c'è una maggiore, uso un termine che forse anche questo non è corretto, come non è corretto il termine vittoria, ma una maggiore soddisfazione, no? Quantomeno c'è l'idea che qualcosa si stia facendo e che ci sia la possibilità di fare chiarezza, perché poi, ripeto, il tema è quello di fare chiarezza, no? Secondo me, al di là di come vada a finire. Credo che i parenti di Wolfgang vogliono sapere che si è fatto tutto il possibile per accertare perché Wolfgang è venuto a mancare, se ci sono responsabili o meno, e credo che questo anche umanamente, no, sia un tema importante, oltre che giuridico, che legale giuridico. Ecco. Benissimo, avvocato, ti ringrazio moltissimo, ovviamente poi quando c'è una novità ti richiameremo qua, ne daremo notizia, perché effettivamente, come dici tu, comunque a breve avremo notizie in qualsiasi senso, per cui effettivamente saremo bene allerta a darne in tempo reale tutto quello appunto che succederà, ovviamente augurandoci che giustizia venga fatta per il triestino, ovviamente, che giustamente se la merita, anche per i familiari che abbracciamo e salutiamo. Ringraziamo l'avvocato Andrea Piras, che da 3 anni e mezzo seguendo la vicenda. Un saluto a tutti, ci vediamo fra 2 minuti per la seconda parte della trasmissione. Arrivederci.